alla bandiera italiana. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli, nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione, costruiscano per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. Per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Proseguiamo ora con la resa l'onore ai caduti. Tutti attenti! Onore ai caduti! Tutti riposo. Proseguiamo ora
alcuni discorsi di circostanza. Inizio io come Associazioni Dharma. Volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per organizzare questa bella ricorrenza. Siamo stati anche fortunati, quindi ringraziamo il Signore che ci ha mandato il sole. Magari Don Paolo ci ha messo una buona parolina, perché c'era anche lui, per non prendere l'acqua. Grazie Don Paolo, ringraziamo anche lui. Volevo dire questa cosa: come tutti gli anni siamo qui, questa giornata che ricordiamo, è vero, la vittoria nella prima guerra mondiale, ma non è solo questo. Ricordiamo anzitutto l'unità d'Italia e le nostre forze armate, che sono l'espressione del popolo, quel popolo che dopo Caporetto ha ritrovato un'unità di intenti con i suoi generali, con i suoi governanti, e siamo riusciti a mantenere il fronte e a unificare il nostro paese. È partito tutto da lì. Le guerre risorgimentali sono confluite poi tutte lì, sono cose che abbiamo rivisto durante il centenario, per cui non voglio ricordarvele, lo sappiamo già tutti, almeno chi partecipa a queste ricorrenze. Volevo solo dire questa cosa: vediamo da un anno questa parte in TV e recentemente in Terra Santa, la striscia di Gaza, quello che vuol dire l'odio, la disunione, la delegittimazione reciproca che ci distrugge. Aver lottato per l'unità, per ritrovare determinati valori, è quello che ci deve portare avanti. Nella preghiera dei fedeli di oggi abbiamo chiesto di essere operatori di pace. Preghiamo per la pace, ma soprattutto ognuno di noi si dà da fare per costruire la pace, a cominciare dalle nostre famiglie, sul luogo di lavoro, nell'associazionismo e dovunque. Vorrei concludere, scusate un attimo, leggendo una frase di un nostro conterraneo, Vittorio Arrigoni, che tutti ricordate, è stato ucciso nel 2011 proprio nella striscia di Gaza, attualissimo. Vi ricordate che lui ci ricordava sempre di restare umani, proprio perché nella nostra umanità vive la pace, e diceva: io che non credo alla guerra non voglio essere seppellito sotto nessuna bandiera, semmai vorrei essere ricordato per i miei sogni. Dovessi un giorno morire fra 100 anni, vorrei che sulla mia lapide fosse scritto quello che diceva Nelson Mandela: un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Sia vero per tutti noi. Parola al vice sindaco di La Valletta Brianza in rappresentanza delle amministrazioni. Grazie Peter. Cari concittadini, siamo qui oggi riuniti per celebrare la ricorrenza del 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e festa delle forze armate, espressione del popolo che volle con il plebiscito l'Italia unita. Rivolgo innanzitutto i miei più cordiali saluti e un ringraziamento alle associazioni combattentistiche d'arma qui presenti, in particolare al gruppo Alpini Monte San Genesio e all'Associazione Nazionale del Fante. È infatti grazie all'impegno di queste associazioni che è possibile organizzare annualmente questa e altre importanti manifestazioni. Un saluto e un ringraziamento va anche alle autorità religiose, civili e militari oggi presenti. Come ci ha ricordato in questi giorni il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la storia delle forze armate si intreccia indissolubilmente con la volontà del popolo italiano. L'Italia poté contare all'inizio della costruzione dello Stato unitario sull'intervento dei militari dei vari stati della penisola, opera continuata poi durante la Prima Guerra Mondiale nella lotta per l'integrità del paese, simboleggiata dalla resistenza sul campo. Infine, quando dopo l'8 settembre 1943 l'indipendenza del paese fu a rischio, furono sempre le forze armate e il popolo italiano uniti nella guerra di liberazione a permettere il riscatto della patria. Pagine iscritte nella nostra storia che ci chiamano oggi a riflettere
sul valore della pace e della sicurezza, condizioni costruite in 77 anni di vita repubblicana e di collaborazione internazionale, un bene incommensurabile che per tanti anni abbiamo forse iniziato a considerare come scontato. Per molti paesi e popoli non è mai stato così e oggi purtroppo la situazione, a partire dal nostro continente, è ancora più compromessa. Sono infatti sempre più numerosi paesi in cui la pace è minacciata e cancellata. La tragedia della guerra è tornata vicino a noi. La brutale aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa ha riportato d'attualità la consapevolezza che la guerra è ancora possibile, anche in Europa. Come tutti sappiamo, un'altra tragedia è nata in Medio Oriente. I vili attacchi terroristici portati da Hamas lo scorso 7 ottobre contro inermi cittadini dello Stato di Israele, bambini e anziani, hanno alimentato drammaticamente l'irrisolto conflitto israelo-palestinese, con migliaia di morti su entrambi i fronti, pagando un prezzo elevato per un contrasto che da oltre 70 anni dilania la regione, senza che si sia pervenuti responsabilmente a una soluzione condivisa. Soltanto un rinnovato impegno nel solco delle nostre scelte atlantiche ed europeiste può rafforzare l'unità di intenti tra le democrazie, necessaria per difendere i valori delle nostre comunità e contribuire a creare un ambiente internazionale pacifico e prospero. La Repubblica Italiana, membro fondatore dell'Unione Europea e della NATO, in tutta la sua storia si è costantemente impegnata nel mantenimento della pace attraverso una continua azione volta a migliorare e consolidare i legami tra le nazioni, così come indica la nostra Costituzione. Oltre 12.000 militari italiani operano in questo periodo con professionalità e competenza in circa 50 missioni, distribuite in 3 diversi continenti, inseriti in contingenti sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della NATO, o in missioni nazionali, agendo con apprezzato rispetto nei confronti delle popolazioni locali. È per tutti questi motivi che oggi ricordiamo tutti coloro che hanno sacrificato e ancora oggi sacrificano la loro vita per consentirci di vivere in un paese libero e prospero. A loro, alla loro memoria, va tutta la nostra riconoscenza. Ai loro familiari, il pensiero e l'abbraccio di tutti noi. Viva l'Italia, viva la Repubblica, viva le Forze Armate. Grazie. Chiediamo adesso ai nostri amici del gruppo musicale Giuseppe Verdi di Airuno di concludere con un brano.